Vediamo se va tutto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci siamo? Siamo in linea? Si sente tutto? Buongiorno, buongiorno a tutti. Aspetta che spegniamo l'audio perché altrimenti qua viene fuori un problema. Ci siamo, signori? Ci siamo? Buondia. Come state, curpo? Tutto bene? E sta bene? Vediamo di far partire anche la regia, di avere tutti i nostri contatti aperti. Sì, dai, ci siamo. Mi pare che ci siamo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, fate i bravi. Ci siamo, signori. Tutto bene? Siete presenti? Ciao Arcadia, stai bene? Vediamo in quest'altra linea, perché qua devo tenere sempre aperte mille possibilità per poter interagire. Cosa succede qua? Questo qui cos'è? Gesù Signore, sempre troppe cose, sempre troppi. Chiudiamo tutto, perfetto. Ci siamo, buongiorno Giovanna, buongiorno, buongiorno Lucia, buongiorno Francesca, buongiorno Daniela, buongiorno Elena, buongiorno Luca. C'è qualcun altro in linea? Chi è che vuole essere salutato direttamente? Buongiorno, buongiorno a tutti cari, stiamo bene? Siamo presenti? Ci siamo? Ah, aspetta che c'è anche un'altra persona. Ciao, ora sono in linea, ti saluto in diretta. Stiamo bene, tutto tranquilli, c'è un bel sole fuori. Beh, sta arrivando primavera di fatto, giusto questa settimana. Cos'è, venerdì, sabato arriva primavera. E va bene, insomma, cerchiamo di fare dalla nostra parte. Cerchiamo, se si può, ovviamente. Oggi, aspetta che non abbia sbagliato linea. Sì, no, è giusta. Oggi avevamo appunto questa cosa qui, vero? Sì, è il viola. Confession Line. Bene. Aspetta che riapriamo i collegamenti. No, ho sbagliato. Perché aprire tante cose insieme fa sì che dopo io mi incasino. Altro che, ecco, io ho sbagliato un'altra volta. Eccoci qua. Perfetto. Qualcun altro che vuole essere salutato in questa nostra diretta oggi che chiamiamo Confession Line. Tutto bene, Elena? Bene, grazie alla tua presenza nelle nostre case, sono contento che anche voi seguiate. È un tentativo appunto, come dire, per stare insieme, per stare tranquilli, per vivere qualche momento così in serenità, in semplicità e magari appunto interagendo, perché a me piace questa parola interagire, cioè stare insieme e creare queste dirette appunto non solo un contenuto, ma appunto per riuscire a scambiarci qualche parola, scambiare qualche discorso. Purtroppo, beh, se volete potete mandarmi anche in linea tipo un audio su WhatsApp, allora riesco a leggerlo direttamente. Non credo che tramite il computer possiamo parlarci direttamente, perché il cellulare, come sapete, ce l'ho impegnato
come telecamera. Però magari se avete qualche questione, qualche cosa che volete sollevare, giustamente, lo potete fare appunto chiamando, mandandomi un audio e allora così interagiamo e cerchiamo di creare un minimo di dialogo. Buongiorno Paola, buongiorno. E questo è lo scopo un po' di Confession Line, non è un confessionale, ma è un'occasione, uno spazio per poter dire ognuno la propria, ma anche per condividere sentimenti, condividere quello che stiamo facendo, condividere anche come stiamo organizzando le nostre giornate a casa, perché certamente chi è abituato a stare sul lavoro 8, 9, 10 ore e a casa vedersi poco, ecco. La cosa diventa complicata, come so dire. No, vabbè, ci si riscopre in maniera differente. Ciao Gloria, ciao Nicolò, un bacio a Nicolò, ovviamente. Ciao Romina. Sei tornata dalle ferie, Romina? Perché vedo le foto delle ferie. Ecco, e ciao Giulia anche. E bene, iniziamo allora con la preghiera per affidarci davvero anche questo nuovo giorno allo Spirito Santo. Iniziamo così la nostra rubrica. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Accendiamo le nostre candele, oggi ne mettiamo due, con due profumi differenti, così anche improfumiamo un po' il nostro teatro. Il nostro Angelo Custode, la nostra Madonnina di Loreto. Il nostro Vangelo. Avete anche voi il vostro angolo di preghiera, vero? Bene, accendete allora la luce. Vieni Spirito Santo, scendi su di noi, donaci la grazia di vivere un buon incontro secondo la tua volontà. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, soffio di vita. Donaci relazioni belle tra di noi, facci riscoprire la gioia dello stare insieme in modo differente, ma è sempre stare insieme. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, soffio di carità, insegnaci ad essere attenti gli uni agli altri, ad aiutarci reciprocamente, a essere coautori del tuo amore. Vieni Spirito Santo. Vieni Spirito Santo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Vogliamo oggi pregare anche il nostro angelo custode perché ci aiuti davvero, insomma, in questi giorni e ci custodisca noi e anche tutta la nostra Italia, tutto il nostro mondo ormai. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Bene. Ci siamo? Sì, abbastanza? Ok, questo si vede, perfetto. Allora, raccontatemi qualcosa, dai, ditemi qualcosa voi oggi, perché altrimenti parlo sempre solo io e vi annoio poi. Avete seguito intanto ieri sera la diretta dei nostri sindaci, del nostro sindaco Angelo Campi e anche il sindaco di Nogara, appunto Flavio Pasini, che ci hanno un po' aggiornato e su questa attuale situazione e anche su questa riapertura dei nostri ospedali qui della zona. Ed è stato anche interessante capire il modo, come, il perché, ecco, queste possibilità che ci diamo appunto per sostenerci reciprocamente. Non è certamente semplice, scusate un attimo, questo arriva in gola, non è semplicemente semplice, ma ci proviamo, insomma, proviamo a fare quello che ci chiedono. E le solite regole che ci danno è quello di stare in casa il più possibile, di non creare assembramento in giro e soprattutto di custodirci gli uni gli altri con il lavaggio così e tutto quanto. Ho visto tra l'altro ieri, però potrei anche sbagliarmi, infatti sto un metodo per non
E un attimo che corro, perché nel mentre volevo vedere se era reale questa cosa qui. Sapete che adesso stanno girando parecchi slide, tra virgolette, di come contrarre, o meglio, non contrarre il nostro coronavirus. Ieri, mi pare, ieri o l'altro ieri, me ne è arrivata una nuova che non mi era ancora arrivata, che era quella di bere molto. C'era scritto anche bere molto. Perché il bere molto? Perché, essendo un batterio che passa attraverso il naso, la gola, quant'altro, però ecco, non ho la certezza scientifica. Sto cercando se c'è qualche riferimento, ovviamente su Google, perché non ho altre alternative io. Il discorso bere molto è perché, appunto, nel momento in cui ti arriva, se riesci a farlo defluire senza che ti intacchi direttamente, aiuta a defluire, appunto, perché l'acido dello stomaco uccide questo batterio, cioè lo rende inoffensivo poi nel momento in cui si riesce a passare. Però vabbè, questo, ecco, non voglio sparare una boiata, cioè ve la racconto così come è arrivata a me, non ho la certezza matematica, non sono dottore, quindi non posso saperla. Però comunque rimane il fatto che bere tanto ci fa bene perché ci mantiene più puliti in generale. Però non la trovo, mi sa che mi sia arrivato come post su WhatsApp, mi sa questa cosa qui. Vabbè, è lo stesso. L'importante è essere attenti, fare quello che ci dicono di fare. Infatti qui ho anche il mio gel che è alto, tra l'altro. È vero che non ho incontrato nessuno oggi, però insomma un po' di lavaggio non ci fa male. Ecco. E cerchiamo appunto di ascoltare le nostre le varie informazioni che ci danno appunto quelli dall'alto. Qualche discorso, qualche domanda, cosa state facendo? Raccontatemi qualcosa di voi, dai. Qualcosa di nuovo che state facendo adesso nelle vostre case. Pulizia a parte, che questo lo sappiamo, che tutti stiamo sono in pulizia. Riordino, ok, i compiti li sappiamo. Cosa abbiamo creato di nuovo nelle nostre case per poter passare questo tempo con la nostra famiglia o comunque nelle nostre case, dai. Raccontatemi, potete mandarmi allora o messaggi o audio sia su Instagram, sia su Telegram, sia su WhatsApp al mio numero 347 03 03 367, oppure direttamente in linea o come messaggio personale su Facebook, appunto, oppure come mail, che tra l'altro ce l'ho aperta, donmaxlucchio@gmail.com, o anche quell'altro della parrocchia, perché comunque vedo anche quello, parrocchiasalizzolo@gmail.com. Vuole essere. Vuole essere così, un modo per interagire. Ciao! Roberto, ciao Roberto, intanto. Appunto. Io sto cercando di lavorare, ma anche da casa è difficile, certo. Credo che come tutti stanno cercando il cosiddetto smart work. Smart working, cos'è? E questo tentativo di lavorare da casa in un modo differente, certo, per chi è abituato a girare non è semplice, sia perché girare crea interazioni, crea tutta quella questione, ma anche per una serie di cose pratiche, cioè, certo, come i professori, insegnare da scuola e insegnare da casa sono due cose differenti. Ma adesso dobbiamo stare un po' nel gioco, come anch'io di solito. Sto in mezzo alla gente, creiamo cose insieme e quant'altro, cerchiamo di fare qualcosa. C'è un dialogo, c'è il dialogo sacramentale, cioè tutte quelle cose che si fanno appunto interagendo direttamente. Ora no, ora sono chiuso dentro il mio teatro, ricreato in sette set. Adesso oggi volevo ricreare l'ottavo, fare l'angolo di Vaneto, proprio una cosa un po' più easy, soprattutto per magari la parte delle confessioni oppure la parte delle videochiamate, e continuo a girarle appunto per cambiarlo. Beh, giusto per raccontarvi, parentesi, il set. Allora, vicino alla porta c'è la messa, il set della messa che abbiamo fatto per primo. Di fronte c'è il banco del bar e lì è quello della Bibbia al Byte. Qui in mezzo ho creato subito due pannellini inizialmente, adesso sono penso 5 metri per 3 di nero, quando adesso ho messo le bande gialle e oro,
Per fare le dirette, esempio, con i sindaci quando abbiamo tante attività, quando ci abbiamo tante persone, o anche perché comunque una schermata nera serve sempre. Di fronte, sotto, dietro il bar, abbiamo l'angolo preghiera, col tappeto in cui mi metto per terra, così, molto apprezzato. Purtroppo ieri sera, avendo tenuto molto lungo quello dei sindaci, non sono riuscito a farlo, perdonatemi, stasera recupero. In fianco abbiamo l'angolo mariano e il set mariano, appunto, per l'Angelus, che adesso faremo. In fianco, dopo abbiamo la zona tenda per i giochi, in cui magari mi centrerò lì per tutta la parte giochi e quant'altro. In fondo avevo messo lo schermone bianco per fare le proiezioni in caso che serva. Adesso in fianco lì, giusto perché così sono, non mancava l'ottavo, come è giusto che sia. E aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sì. Voglio fare l'angolo divanetto, appunto per creare una interazione un po' più comoda. Quando può servire. Vabbè, ci si reinventa, come suol dire. Sono qui che parlo un po' più o meno da solo, si cerca di stare al gioco, si cerca, anzi, ci si riscopre. Proviamo a guardare questo. Questa situazione attuale ci fa riscoprire intanto la nostra fantasia, ma anche relazioni, e ci rende tutti quanti, cioè ci scrosta, tra virgolette, dai nostri meccanismi e le abitudini precedenti, e ci rinnova mentalmente. Per forza di cose. Allora, nel male, ricordiamoci, non è una bella situazione questa, però il bene è che ci sta muovendo e ci sta facendo fare uno sforzo incredibile. Sicuramente stiamo diventando più ginnici in teoria, almeno nella testa, e questo comunque ci sarà di aiuto per il futuro, perché renderci migliori ci fa solo che bene. Essere statici. E si va a rischio di paludosità interiore, come suol dire, se si può dire un termine così complicato. Però ci proviamo a stare al gioco. Roberto, comunque ci siamo e speriamo che vada tutto bene. E magari ci sentiamo, ecco, con qualcuno, se qualcuno ha piacere, questo sì, e possiamo creare comunque in questa diretta e quant'altro anche magari la diretta in Skype, così ci parliamo direttamente. Io, siccome c'ho il computer sempre pronto qua, posso aprirlo in Skype. Allora, chi ha piacere magari me lo dica prima su WhatsApp o mi manda un messaggio, così creiamo la connessione, allora ci parliamo direttamente, ok? E in modo sempre per poter intanto vederci, ecco, ma anche per poter creare questo clima di comunità in qualche modo comunque. Ecco, questo è l'importante. Ci proviamo tutti comunque. Arcadia, ieri ho visto un messaggio su Facebook di un operatore che fa la raccolta di immondizie, che si raccomandava di usare guanti e igienizzare i nostri bidoncini quando li raccogliamo, perché loro non si cambiano sempre i guanti. Attenzione. Allora, certo, dobbiamo stare tutti attenti comunque per ogni nostro movimento e rispettare le nostre situazioni e anche chi sta lavorando per noi. Allora, i vari bidoncini, certo, igienizzarli sempre. Allora, primo, tanto siamo a casa e per tanti non sappiamo come riempirci il tempo. Allora, anche pulire i nostri bidoncini non ci farebbe male, magari, tenerli bene, però proprio per quelli che stanno lavorando per noi. Oppure, esagero, adesso vado di fantasia. I nostri bidoncini, parliamo di quelli magari dell'umido, ok, che sono quelli piccolini, mi pare, insomma, così. Perché magari non dove mettiamo le mani, girarli ogni volta con carta, si chiama una Scottex, quell'altra, insomma, per proteggerli e proteggerci. Così ogni volta che dopo li prendiamo, magari usare i guanti, e dopo, ecco i guanti, attenzione, come si infilano, non è che dopo bisogna fare così per sfilarli. Per essere protetti, adesso io non ho un guanto qui, dopo me lo procuro. Nel momento che l'avete infilato, però se volete essere protetti e non toccarlo, ok, sfilatelo da sotto. Così quello che c'era dentro il guanto rimane, cioè appoggiato al guanto, ci rimane dentro, ok? E allora le mani le mantenete pulite. Vabbè, cosa che sapete meglio voi di me, sicuramente siete più massaie, massaie di me, sicuramente voi altri. Però, piccole attenzioni, piccole accortezze per tutti. Ho visto una foto invece,
che ritraeva uno appena uscito dal supermercato, era andato al supermercato con i guanti e aveva mostrato nel supermercato, dopo un giro di supermercato, il proprio guanto ed era giallo, non il colore, ma era sporco di giallo. Perché ovviamente c'è tante cose al supermercato, non vuol dire che il supermercato è sporco, ok, sia chiaro, qua non è questo, ma è che comunque nel movimento di tante persone può succedere un po' di tutto, ok? Allora, dobbiamo stare attenti. Tra l'altro, ho visto un messaggio ieri, se non erro, che esempio c'è qualche supermercato che adesso da sé ha deciso appunto di chiudere la domenica. Ok? Quindi la domenica chiusi i supermercati. Bene, allora, certo, qualcuno stava andando al supermercato solo per farsi un giro. Lo possiamo capire, ma in questo momento non conviene. Ci facciamo del male e facciamo del male agli altri. Proviamo a pensare a questo. Quindi possiamo uscire per fare quei tre passi, magari senza creare assembramento, ma meglio stare in casa. C'è il nostro giardino, possiamo reinventarci. Parliamo di questi 15 giorni non per sempre, però diventerà per sempre se non facciamo in questi 15 giorni, che ormai sono una settimana in teoria. Quindi ci proviamo, ok? A fare bene il nostro dovere, il nostro lavoro. Altra domanda, Roberto. Secondo te è giusto aver proibito di fare le messe con le persone e lasciare aperti feramente tabaccherie e molto altro? Il solito eterno problema. Allora, chi viene in chiesa? Tendenzialmente. Vengono, tendenzialmente nelle nostre chiese in generale, vengono anziani. Vengono famiglie, giovani forse un po' meno, ma possiamo dire che qui da noi ci sono anche tanti giovani o famiglie giovani. Vieni e tocchi ovunque. Non puoi star lì a pulire ogni altro minuto la chiesa, cioè diventa complicato. Sarebbe bello, fantastico, ma creiamo assembramento. Allora, l'ultima normativa della chiesa che ci è stata data, che ci è arrivata, è quella di tenerla chiusa, giusto, cioè, vabbè, durante la settimana lasciarla aperta solo il sabato, domenica, per la preghiera personale. Allora, non è tanto secondo me la chiesa aperta o non aperta, è l'essere attenti. E se noi chiesa non diamo per primi il buon esempio, non è più finita. Tanto lo sappiamo, parentesi, ok, in segreto confessionale, che a tanti non gli può interessare niente di ciò che dice la chiesa, ok? Però noi dobbiamo fare la nostra parte. È una scelta coraggiosa, sì. Ricordatevi che quando hanno iniziato i vari decreti, lo Stato aveva lasciato un po' più di libero su questo discorso della Chiesa. I nostri vescovi del Trivento invece hanno stretto di più, dicendo no, chiudiamo, proprio per protezione. E ricordiamoci, un'altra protezione non è soltanto per la gente, ma anche per i preti. I preti sono anziani, i preti sono soli, i preti hanno una certa età e quindi devono anche tentare di preservare questi poveri preti tendenzialmente anziani. Se comincia a morire dei preti, gente, è finita. Allora, c'è un prete che l'ha contratto, ma sta già guarendo e a posto, ok? Ma se cominciamo così? Gente, purtroppo non è semplice gestire tutta questa questione. Posso capire, in questo momento c'è la fatica della messa, della mancanza dell'Eucaristia. Tanti me l'hanno detto, ok? Ci manca l'Eucaristia. E avete ragione, manca l'Eucaristia. Mi sento fortunato di poter celebrare anche per voi. La prima settimana, sono sincero, la prima settimana quando hanno detto no Eucaristia, ho detto ok, se non è, se è no Eucaristia per la gente, è no Eucaristia anche per me. Nel senso voglio stare vicino alla gente anche con il mio di sacrificio. Dopo giustamente, che era quella settimana tra l'altro delle ceneri, perché tutto è iniziato da lì, E dopo sinceramente ho detto, ma è giusto anche celebrare per la gente e con le intenzioni della gente.
e portare Cristo comunque qui giù in mezzo alla gente, portare, tra virgolette, cioè consacrare il pane per la gente qui. Allora diventa un'occasione, perché comunque la messa è salvezza per tutti, ed è Gesù che è qui in mezzo a noi ed è il Dio con noi, Dio che ci salva. Allora è giusto che io celebri, che io Don Luca celebriamo, che gli altri preti stanno celebrando anche in diretta. E noi è il tempo di dare valore a ciò che ci manca e anche a ciò che abbiamo. Nessuno mai finora ha parlato di comunione spirituale, finalmente tutti l'hanno scoperta. E tutte queste cose noi che stiamo cercando di fare, appunto, è per imparare questa comunione spirituale, cioè questo chiamare Dio non soltanto per noi, ma non pensarlo soltanto come cosa che ci deve essere per noi, che ci viene, ma è un legame differente, la cosiddetta comunione spirituale, stare nel cuore di Dio e lasciare il nostro cuore che Dio lo possa invadere. Ok? Allora, quanto prezioso è? Se non fosse stato per questo momento la comunione spirituale, manco la si conosceva, quasi. Ora è l'unica comunione che ci viene permessa. Allora, crediamoci che è vera, viviamola che è santa e ci rende santi. Ok? Non è una critica, cioè certo la comunione reale è un'altra cosa, ma è una comunione reale anche questa. Gesù è presente in mezzo a noi, Dio con noi, sì. I bambini che non fanno la prima comunione vuol dire che hanno meno Gesù? Datemi voi una risposta. Non voglio generalizzare i discorsi, ma sicuramente sono nel cuore di Dio. Allora, e possono relazionarsi con Dio, ok? In maniera privata, in maniera personale, nella propria preghiera. Impariamo anche noi, i bambini, e noi siamo tutti come bambini adesso, impauriti dalle nostre fatiche, impoveriti dalle nostre relazioni, tra virgolette, impoveriti, ma in una situazione tutti quanti di necessità, come bambini. Allora, torniamo a essere davvero bambini e torniamo davvero a essere con Dio. Partire dal cuore, dal vero desiderio, dal vero starci, oltre che dalle abitudini. È un'occasione bella. Motivo per cui anche, dopo parentesi, dopo che ho finito un po' di domande, io vi ho portato dei libri da poter leggere per aiutare la nostra comunione spirituale, ma anche per approfondire la nostra fede. Insomma, visto che siamo a casa e non sappiamo di cosa fare, possiamo fare quella cosa che si chiama leggere. Amazon funziona lo stesso e anche altri ormai si sono attrezzati da portare un po' di libri. Non ne ho tantissimi di aggiornati, però ci fanno bene e ci aiutano la lettura anche nell'approfondire la nostra spiritualità. Rispondo alla domanda di Sara. Domanda magari stupida, ma se volessi venire in chiesa nel territorio comunale per una preghiera personale, si può o rischiano sanzioni? Allora, purtroppo, vabbè, per dovere, e nelle cosiddette quattro, cos'è, motivazioni non c'è prevista la motivazione religiosa. Tanto che da ieri, credo, l'altro ieri, proprio perché diventava assembramento, in teoria ho sentito che hanno chiuso anche i cimiteri. Allora la chiesa è fonte di assembramento? Purtroppo sì, purtroppo. Però proprio perché, capiamo il perché, non è perché è male andare in chiesa, ma perché adesso la cosa migliore che possiamo fare è stare a casa, stare in casa. Allora, la preghiera personale, fatela a casa. Createvi l'angolo della preghiera, abbiamo fatto con più bambini. Cosa serve per creare un angolo di preghiera in casa? Intanto la buona volontà, la voglia e la fede. Meno di queste tre è inutile anche andare in chiesa, perché se andare in chiesa è solo un'abitudine non serve a niente, serve una relazione. Cosa serve per creare un proprio angolo di preghiera? Meglio se c'è una Bibbia o la parola di Dio anche spicciolata. Okay, come io ho il gioco della parola di Dio qua delle frasi, tipo adesso giustizia e pace si baceranno. Non so perché Gesù ha voluto dirmi questa parola, ma può aiutare. Metteteci un'immagine della Madonna o di Gesù, ok? Io ho messo anche un angelo, una candela, una tovaglietta che delimita bello lo spazio e dice questo qui è un angolo importante. Metteteci una penna con un quaderno in cui scrivete i vostri pensieri a Gesù.
Createvi il vostro piccolo angolo di preghiera, angolo della fede, angolo del cuore, chiamatelo come volete, però angolo che diventa la vostra chiesa domestica per questo periodo. Dite, ma no, ma è lo stesso. Non è lo stesso, è l'unico angolo che siete autorizzati e ben predisposti a vivere per la preghiera. La chiesa, certo, è aperta sabato e domenica, ma se voi partite ad andare in chiesa, vi fermano. Non c'è una giustificazione chiara, quella religiosa, ok, sopra le varie autocertificazioni. Quindi createvi il vostro angolo di preghiera, che comunque non vi fa male creare un angolo di preghiera in casa, anzi, è per sempre, come suol dire, un anello è per sempre. L'angolo di preghiera in casa è per sempre, vi aiuta nella vostra fede. Altro che. Vediamo se ci sono altre domande qui dirette. No. Non vedo di domande, non vedo dirette. Ricordo che chi volesse scrivermi 347-0303-367, sia su WhatsApp, sia su Telegram, sia sulla mail domaxluchio@gmail.com, sia su o personale o si dice in modo privato su Facebook al mio o Don Max Lu, cioè Massimiliano Lucchi, oppure a Comunità Pastorale. Ci siamo? Gente, in questo momento bisogna rinnovarsi. Prego. Allora, guardiamo un po' di libri, dai. Un po' di libri. Allora, non sono aggiornati, non ho gli ultimi libri di spiritualità, ok? Perché purtroppo chi legge in questo momento è più Don Luca. Tra l'altro, Don Luca mi ha concesso finalmente qualcosa. Allora, ci farà una volta alla settimana la rubrica Un santo alla settimana, cioè ci presenterà un santo. Adesso devo guardare bene quando inserirlo, probabilmente lo faremo giovedì, credo. Vediamo aspetta che guardo quando c'era spazio. Sì, dai, giovedì pomeriggio. Adesso vediamo se alle 5 e mezza, 5 e un quarto, 5 e mezza, dopo catebyte.e. Faremo un santo al giorno, devo ancora inserirlo nella scaletta, ok? E così ci racconta anche lui qualcosa, ok? Ci racconta qualcosa di un santo, più che altro lo facciamo lavorare perché altrimenti ingrassa soltanto. Oh. E lui rischia di ingrassare, c'è. Allora, libri interessanti, ve ne presento qualcuno. Oh. No, dai, non vi li presento tutti, tutti, però qualcuno sì. Allora, purtroppo non ho di tantissimi aggiornati, cioè io lavoro, sono libri magari che ho letto a quel tempo, ma che ora li sto rileggendo o comunque che mi hanno detto, mi hanno aiutato nella mia di spiritualità. Allora, un libro che mi ha aiutato sicuramente a imparare a pregare. È questo, Racconti di un pellegrino russo, ok? Questo qui è storico, ok? Tra l'altro me l'ha regalato chi? Ah, che cribbio. Me l'ha regalato una mia amica a suo tempo, a un mio compleanno. Questo libro qui è molto datato, tipo questa qui l'edizione è del 98. No, ma credo anche. Sì, 98. Questo libro qui, Racconti Pellegrino Russo, è la storia di un uomo praticamente che ha conosciuto uno Starets, che vuol dire un padre spirituale, e gli ha insegnato questa preghiera che si chiama la cosiddetta preghiera del cuore, che è quella che magari intanto vi presento anch'io. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me, peccatore. E c'è tutta questa storia raccontata appunto dentro questo libro di come ha imparato a pregare in questa preghiera e quali frutti ha ricevuto attraverso questa preghiera. Allora, è bello perché è un racconto, ma durante il racconto ti insegna anche a pregare con questo modo diverso. È una preghiera semplice, quello che vi ho detto, Signore Gesù Cristo abbia pietà di me, ma ha un'alta potenza, innanzitutto, ma anche un'immediatezza nel cuore, cioè davvero in quel momento lì che tu lo leggi, che tu la fai praticamente quella preghiera lì, c'è Gesù con te. È la cosiddetta
così dice, non mi ricordo più il termine giusto, presenza, cioè tu diventi dimora di Dio, ok? È un libro bello, simpatico, magari non è proprio per bambini, però insomma un adolescente lo può leggere anche, non gli fa male. Comunque sotto forma di racconto, quindi è anche piacevole da leggerlo, ma soprattutto lo si scopre bene, lo si scopre bene e aiuta la nostra preghiera. Sant'Agostino diceva, noi non preghiamo, cioè il nostro problema non è che preghiamo tanto, è che preghiamo male. Dobbiamo dare qualità alla nostra preghiera, come stiamo dando qualità al nostro tempo. Allora, questo è una delle preghiere, è un libro che ci aiuta a piccole dosi a fare bene. Ok? Pellegrino Russo, vediamo se riesco a lasciarli su. Non so se sono messaggi. È arrivato un messaggio, vediamo. Luca Caregnato, ciao Luca. Fai da brave. Quando ho visto il tuo messaggio ti ho pensato e ho venuto da piangere. Vabbè, lo sappiamo noi. Allora, un altro libro bello, parliamo sempre di libri racconto, ok? Che quindi sono anche più semplici. Questo altro libro fondamentale per la mia spiritualità e anche per comprendere una figura di un santo importantissimo, che è Nostro Fratello di Assisi. È la storia di San Francesco, ovviamente, questa qua è una ultima delle versioni. Dire che questo libro mi ha parlato per una vita è dir poco. Ok? Non so se si veda. Va la linea, vero? Perché qua intanto mi si blocca. Nostro Fratello di Assisi di Francesco Laragnaga. Scusa, Ignazio Laragnaga. Mentre Racconti del Pellegrino Russo, si chiama proprio Racconti del Pellegrino Russo, non c'è un autore vero e proprio. Non è previsto un autore. Questa qui è una versione vecchia, cioè, proprio vecchiotta. È ignoto, infatti, il Racconti del Pellegrino Russo. Nostro Fratello di Assisi invece di Ignazio Laragnaga. La Rannaga c'è scritto, ok? È versione spagnola, credo. Allora, è un libro in cui viene raccontato, molto romanzato, la storia di San Francesco. Ma ti prende come fosse davvero un romanzo coinvolgente. E c'è stato un periodo, un fortissimo, lunghissimo periodo della mia vita, in cui io praticamente aprivo questo libro e ero certo che quel libro stesse parlando a me. Allora, vabbè, adesso vi leggo una parte, quello che mi è beccato, che però, oh, non so, qua succede sempre così. Pagina 234, Francesco. Non abbiamo bisogno di consolazione in questo momento, penso proprio di sì. Fin dalla culla, Chiara portava innate aspirazioni divine, una sete insaziabile di Dio, elemento indispensabile per ogni persona contemplativa. Una sete insaziabile di Dio. Nella sua vita continuò a penetrare nelle profondità del suo spirito, nella sua interiorità. Di questa storia importante le cronache non parlano, né sono in grado di parlare. Sappiamo solo che quando Chiara pronunciava il nome di Gesù, le venivano meno le forze ed era trasportata in un'altra sfera. Aveva un portamento aristocratico, senza però venir meno la cordialità. Durante i suoi 38 anni di clausura dimostrò di possedere sentimenti di vera madre, tenerezza di donna e cuore francescano. Tutte le notti passava nel dormitorio più volte, come una madre, per essere disponibile se qualche sorella avesse avuto bisogno di qualche cosa. Se all'ora del mattutino qualcuna non si era ancora svegliata, la sua squisitezza e la sua delicatezza nello svegliarla erano uno spettacolo di sensibilità. È bellissimo questo libro. Ha di quelle pagine un modo di raccontare anche questi due santi, Chiara e Francesco, spettacolari. Quindi ve lo consiglio davvero tanto. Allora, questi qua sono quelli un po' più. Un altro libro per me è stato bello e importante. Parliamo più di arte e fede, ok? Ma molto bello è L'abbraccio benedicente di Nouwen. Sì,
Si vede, c'è la linea, funziona tutto, non vi capisco più niente. Sì, mi pare di sì. L'abbraccio benedicente di nuovo è il racconto, tra virgolette, attorno al quadro, perché vediamo se c'è l'immagine qua dentro, non me la ricordo se c'è l'immagine. Eccola qua. Il quadro. Non mi ricordo, da Rembrandt, ecco, mamma mia, che stupido. Il quadro disegnato da Rembrandt, ok, ha colpito quest'autore, si chiama Nowe, Henry J. M. Nowe, ok, tanto da sviscerarlo per la propria spiritualità, creando questo libro, appunto, L'abbraccio benedicente. È la storia, praticamente il quadro che parla del figlio del prodigo, il ritorno del figlio del prodigo, ok? E sviscerandolo bene tutti i vari particolari, quant'altro, ha creato questo libro molto bello, molto coinvolgente, che parla di incontro con Dio, ma anche di perdono, di relazione, molto forte. E allora, non sono libri aggiornatissimi, ok? Però è un must, come suol dire. Se uno vuole vivere un senso di spiritualità, questo qua è veramente bello, forte, ok? Quindi lo consiglio appunto perché parla anche attraverso l'arte, ok? E sapete che anche la mia storia parte attraverso un quadro. Anzi, un giorno quando faremo Arte Byte, venerdì vi presento il mio quadro, così vi do tutte le varie mie interpretazioni personali che ho trovato, motivo per cui anche sono prete e anche che mi ha fatto creare questo mio cammino personale. Questo qui è un altro bello molto valido. Andiamo su un po' più aggiornati, dai. Allora, ultimi. Beh, no, questo qua ve lo presento perché è un dovere per me personalmente. Due libri per me hanno aiutato la spiritualità monastica. Beh, André Luff, come autore, ha scritto un sacco di libri. In modo particolare che mi ha colpito un sacco è questo qui, Cantare la vita. Ma anche la trilogia Generati nello spirito, Sotto la guida dello spirito e la terza era un altro, non mi ricordo più come si chiama, parla di forte spiritualità. Come collana di libri di spiritualità, la Kikkyon, cioè quelli di Bose, offre sempre qualità alta. Quindi fidatevi sempre della Kikkyon, giusto per fare pubblicità. E libro importante per me, questo qui, appunto. Cantare la vita con la storia di San Bernardo, ok? Quello del mio quadro, della mia vocazione. Anche qui ho sottolineato di tutto di più, cioè quando sottolineo vuol dire che io sottolineo in maniera violenta, ok? Cioè, ma proprio perché quelle parole lì parlano anche per me, e parlano a me. Ed è bello questi libri qua. Tu leggi un libro, in realtà è una persona che ti sta parlando al cuore. Questo è il bello dei libri di spiritualità. Questo sicuramente per me. Ah, eccolo qua il mio quadro, ma vabbè, ve lo presento in un altro momento, non c'è problema. Un altro libro per me importantissimo che mi ha fatto anche innamorare questo e questo della vita contemplativa, vita monastica, è Solo dinanzi all'unico di Luigi. E qui praticamente sviscera tutta questa parte di Dio, ok, in maniera profonda. Adesso l'ho prestato anche a Don Luca e me lo sta consumando anche lui praticamente. È bello perché ti mostra questa relazione con Dio come una cosa intima, forte, profonda, come un innamoramento. Ed è quello di cui abbiamo bisogno, certo, dopo parliamo anche di film. E di cui abbiamo bisogno. In questo momento in cui ci sentiamo soli, riscopriamo il valore di Dio e la presenza di Dio. Questo libro, scritto da un monaco, ma parla di Dio in un modo così intimo e profondo, proprio non so come dirlo, però bello, cioè davvero, ti colpisce in profondità.
merita un sacco anche questo libro qua. Andando più sull'aggiornato, questi qua sono un po' più storici. L'aggiornato, due personaggi, Fabio Rosini, L'arte di ricominciare. Allora, qui vengono trattati 7 giorni della creazione in maniera profondissima, bella, ma soprattutto Rosini è quello che ha inventato, tra virgolette, le 10 parole, il percorso dei 10 comandamenti che tanti giovani dei nostri hanno fatto, e non solo giovani. Questo libro a me ha colpito un sacco perché prende te, ti gira come un calzino, guardando i 2 giorni della creazione, cioè, ok, ti colpisce in maniera profonda, bella. Ne ha scritto anche un altro che sto ancora finendo, Solo l'amore crea, ma devo ancora finire, molto bello anche quello, ma questo qui io l'ho letto 2 volte di seguito, ok? Bello perché ti prendi i 7 giorni della creazione, ma soprattutto ti ricrea te, fa diventare te una nuova creazione e questo è veramente bello, veramente forte anche come libro. Ultimo, ma non meno, ovviamente Chiara Mirante. Chiara ha scritto di Nuovi Orizzonti. Chiara ha scritto un sacco di libri. Io adesso sto leggendo questo e sto per iniziare quell'altro, Dialogo con Dio. Chiara, la bellezza di Chiara di quando scrive è che è molto metodologica, cioè lei scrive il suo contenuto, ma ti dà un aiuto a te per arrivarci a vivere anche te questo contenuto. Ok? Sono molto pratici. Questo qui è l'ultimo scritto, La guarigione del cuore. Pensiamo a voi, pensiamo quanto in questo momento ci può far bene guarire il nostro cuore, perché è lì che stiamo colpiti, ok? E ci sono un sacco di ferite, più ferite di questa, che non vogliamo guardare. Ma finché non prendiamo in mano la nostra ferita, la guardiamo, la comprendiamo, finché non facciamo questa cosa qui, non guarirà mai. Dobbiamo ripartire dalle nostre ferite, dalle nostre cadute, dal nostro inferno, come si dice in Nuovi Orizzonti. Da lì possiamo trovare risurrezione, ma finché non accogliamo le nostre ferite, non guariremo mai. Guarigione del cuore è un libro che parla di ferite, del nostro essere coi piedi per terra e anche non solo coi piedi per terra, anche con tutto il resto, e riconoscere che da soli non ce la possiamo fare, abbiamo bisogno di Dio. È un'occasione bella questo libro qua. Dialogare con Dio è un altro libro importante che parla più di una relazione personale con Dio in maniera pratica, bella. Se uno deve iniziare, sinceramente inizierei con questo, perché questo qua ti distrugge, come suol dire. Allora dopo puoi ricominciare, allora forse trovi anche più gusto a vivere questo in maniera più profonda. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 7 libri in 7 minuti, no, 7 minuti no. Però è bello. Ok? Leggere ci fa bene? Sì. Ci aiuta? Sì. Ci fa passare il tempo? Sì. Ci istruisce nell'italiano perché leggere anche dà più strutture al nostro vocabolario personale. Ok? Quando ero giovane mi leggevo 20 libri all'anno più o meno, racconti, quello che è, insomma, non da studio. Infatti parlavo meglio di adesso, che adesso leggo poco. Io adesso devo sempre stare attento a usare condizionali o non condizionali. Vabbè, ci fa bene. Questi libri fanno bene al cuore, all'anima e anche alle nostre persone, alle nostre relazioni. Proviamoci. Tutto è aperto, tutto lo troviamo. Basta che digitate, li trovate, Amazon c'è tutto. E quindi, ecco, diventa un'occasione noi per crescere nella spiritualità e non solo nella spiritualità. Ok? Sono arrivate delle domande intanto. E Sara, hai qualche film da proporre? Certo, ci sono un sacco di film. Facciamo che la prossima volta mi preparo sui film, va bene? Film cristiani ce ne sono, belli anche con messaggi. Dai, per la prossima volta li preparo, alla prossima Confession Online che non mi ricordo quando sarà, vediamo se ce l'ho. Sarebbe sabato. Ma vabbè, li preparo comunque, dai, un momento o nell'altro ve li giro anche quelli. O aggiungo, perché comunque il calendario attuale in realtà è dopo da aggiornare un po'. Intanto ho messo la massima, dopo farò qualcosa.
Sicuramente, ecco, io adesso la mattina inizio verso le 11 perché magari la mattina mi ritaglio un po' più di tempo per la preghiera mia personale perché anch'io ho bisogno di pregare. Non essere preti che ti... cioè per essere preti bisogna anche pregare per riuscire a farcela. Domanda di Agostina. Pasqua e cresime, perché noi cresime le abbiamo il 18 aprile e volendo abbiamo anche però le prime confessioni che sono il 5 aprile e volendo abbiamo anche il 26 aprile che abbiamo le prime comunioni. E il 25 la Vicenza bionda. La risposta è non lo so. Cristo sicuramente risorge a Pasqua. Speriamo che possa risorgere anche il nostro mondo. E se non risorgerà Cristo, cioè, e se non potremo vivere la risurrezione come abbiamo vissuto finora a Pasqua, impareremo un nuovo modo di risorgere, forse anche in maniera, cioè di vivere la risurrezione in maniera anche forse più vera. Ricordiamoci che i primi cristiani, per poter celebrare, per poter vivere la propria fede, lo facevano nelle case, nascosti, nelle catacombe, perché erano condannati. Noi ora non siamo condannati, ma è tempo di riprendere in mano la nostra spiritualità, la nostra fede. Non so dirti di cosa succederà da qui a Pasqua, non lo so. Neanche da qui alle Palme, ma sinceramente in questo momento neanche da qui a oggi a domani, visto di cosa sta succedendo in giro. L'unica cosa che possiamo fare è credere ora, sperare ora, perché il nostro Dio con noi, colui che è Yahweh, è colui che è ora, non domani. Quindi viviamo questa relazione con Dio ora, adesso, perché anche adesso noi possiamo risorgere. Bene. Se avete altre domande, avete altre questioni, spero che sia stato utile un po' di aggiornamento di libri. Ecco, volete un altro libro? Questo qua è un libro da ridere, no, non l'ho messo lì prima, ma vabbè. È divertente un po', a volte tendenzialmente no, sacrilego, però sono un po' particolare. Però, insomma, vabbè. Bibbia Readers. Qua sono tutte barzellette e vignette fatte sui personaggi della Bibbia. È giusto per ridere, ok? Però, vabbè, insomma, tipo, vi leggo soltanto l'introduzione per capire. Due amici al bar. Ieri sera ho visto in TV un bellissimo film, La Bibbia. Non so se per caso è già uscito il libro. Ok. Bene, allora, ci salutiamo. Ci salutiamo affidandoci al nostro angelo custode. A mezzogiorno, dopo il suono delle campane, perché altrimenti suonano le campane e non si sente più niente, faremo l'Angelus. Nuova rubrica, cioè che ogni giorno così la facciamo. Ho creato anche l'angolo mariano, così. E ci aggiorniamo oggi pomeriggio ci sono i programmi. Quali sono? Aspetta che non me li ricordo neanche io. Abbiamo alle 4:30 catebyte.m. Alle 18 la messa, alle 19 preghiere in famiglia, stasera la facciamo, 19 puntualissimi. E stasera alle 20:45, magari anche qualche minuto prima, vi lancio il musical Parola. Ieri abbiamo visto Promessa, quindi la nascita di Gesù, oggi Parola che vuol dire la vita di Gesù, fatta dalla nostra Compagnia della Passione nel lontano, non mi ricordo più, 2017 credo. E sì. Così, vogliamo vivere un momento anche di semplicità, ecco. Ecco, tutti i nostri video, adesso comunque i principali, li troviamo anche su YouTube, va bene? Non in diretta, in differita, ok? Però li inserirò anche su YouTube. Se il mio cellulare decide di andare, perché ieri il mio cellulare mi sta respingendo, mi sa che mi toccherà comprare un cellulare nuovo. Ecco, volevo chiedere questo, se qualcuno ha qualche cellulare dismesso, meglio se cioè, che abbiano una buonissima telecamera, questo sì. Che dopo gli restituisco, ok? Intanto è per riuscire a fare queste dirette e dopo finita restituisco tutto quanto. Ecco, è solo per facilitarmi nelle proiezioni, ok? Tutto qua. O per creare un po' più di dinamismo, proprio perché il mio cellulare c'ha un anno di vita, ma nonostante sia anche buono, ma sono io che sono difficile da sopportare. Ok. Terminiamo con la preghiera e poi buon Angelus.
Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Padre, Figlio, Spirito Santo, amen. Ci vediamo tra 5 minuti per la Angelus, sempre sulle nostre reti. Ciao.